Sulla fiducia. Allora, dicevamo, scrivi in italiano e in vernacolo? Io essenzialmente in italiano. Il romanesco è un dono più... Non si deve vedere, così non sei emozionato. Ecco, adesso emozionati allora. Quindi, mi devo emozionare. Vedendo me ancora di più. Quindi dicevo, questa sera la poesia è romanesca o italiana? È romanesca. Romanesca come si conviene, lo voglio ricordare. È un sonetto. Sì, un sonetto, ecco, 14 versi. Però volevo ricordare che comunque le poesie dovrebbero essere tutte romanesche e viene tollerato anche laddove si parla di Roma. Certo. Qual è il titolo? Allora, una piccola introduzione. Io cerco sempre di coniugare la grandezza di Roma, quindi la sua bellezza, la sua storia, con le vicissitudini di tutti i giorni che talvolta relegano nella solitudine le determinate categorie di persone meno fortunate, si sente? Come ad esempio gli anziani, che debbono ricorrere talvolta a delle professioni un po' insolite, come ad esempio quella da Gattara. Oppure quella dei Blasetti, uguale. Parliamo dei Gattara. Aiutato con i gatti. Questo sonetto in particolare tratta di un sito archeologico tra i più noti a Roma, quello di Largo Torre Argentina, dove ci sono i resti della curia di Pompeo. Non proprio sotto, un po' più spostato. Diciamo, non si vedono da lì comunque. Bisogna scendere. Insomma, bisogna camminare. Però ci sono. C'è stato. E quindi in questa la curia di Pompeo, dove Giulio Cesare trovò la fine che trovò da parte dei congiurati. Però sapete anche che lì c'è una colonia felina tra le più famose, tra le più rinomate a Roma e tra le meglio nutrite. Voi immaginate questi gattini che si riuniscono e parlano della gattara di Piazza Argentina. Scherzo, applauso signori, grazie, un bel sonetto. La gattara di Piazza, immaginatevi l'incinta, la gattara di Piazza Argentina. Venite presto, c'è nonna romana, a vedova, aminente De Panico. Lei viene qua tre volte a settimana con certe polpettine che te dico. Mettetevi qua sotto, in fila indiana, Ristano, Erguercio, Cucciolo, poi Nico. No, mo su, non fate sta buriana tra le perrella di sto sito antico, do Cesare a chi l'ha pugnalato, gli fece qualcuno tu! Sono cinque sere e nonna non ci porta il macinato. Lulu e Puvetta li dovrà tenere, sono a casa sua e ci hanno trovato tre piccamorti, un vigile e un Pierre. Grazie. Grazie, è stato veramente un piacere. Anche per voi, è una voce molto bella. Grazie, grazie. Noi abbiamo l'ultima canzone, poi ti passa la votazione degli ospiti eccezionali. Quindi, signori sul palco, Giulio che canterà per voi una serenata bellissima.